La pioggia ha lasciato che la processione in onore di Santa Maria della Provvidenza nel tardo pomeriggio di lunedì 21 novembre si svolgesse fino alla fine. Una timida pioggerella ha segnato il termine dei festeggiamenti iniziati il 12 novembre, cominciando a cadere proprio davanti il sagrato della chiesa di San Giuseppe quando il parroco Don Angelo Spilla rivolgeva le ultime parole ai presenti prima della benedizione finale. Ringraziamo il Signore perché ci ha dato di vivere, di sperimentare questi giorni sia di preparazione in onore ai festeggiamenti della Madonna, sia in questa stessa giornata. Abbiamo potuto sperimentare come tanti fedeli provenienti dalle varie parti della città si uniscono al coro di quei nostri genitori, di tutte quelle generazioni che ci hanno precedute, che hanno venerato Maria Santissima con questo bellissimo titolo, Madonna della Provvidenza. Una devozione che per la nostra città di Caltanissetta risale fin dal 1600, quando fu costruita la prima chiesetta, dove adesso c'è l'attuale. Vogliamo pregare e chiedere alla Vergine Santissima che benedica le nostre famiglie, che non ci faccia mancare il Signore il pane quotidiano e il pane spirituale. Penso ai tanti giovani particolarmente, perché mediante anche la nostra testimonianza possano sentire questo affetto, questa premura, questa intercessione della Mamma Celeste che tutti quanti ci guida e ci assiste. La processione, che ha visto la presenza anche di una rappresentanza della Real Maestranza, delle Suore Francescane del Signore della città e di numerosi devoti, è stata preceduta dalla celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi Nissena. Così come è avvenuto al termine delle altre messe della giornata, è stato distribuito il pane benedetto offerto dai panificatori. È stato distribuito sia il pane benedetto come anche il grano. Già dall'inizio di queste devozioni a cui facevo riferimento venivano portati dei pani, addirittura portavano anche delle pentole con delle pietanze che venivano distribuite ai carcerati e il pane ai poveri, mentre i contadini portavano del grano, veniva benedetto in uno dei mercoledì che precedeva la novena della Provvidenza. E dopo la benedizione questo grano i contadini lo riportavano nelle loro campagne e lo seminavano, e il cui raccolto poi parte di questo veniva devoluto per incrementare il culto della Vergine Santissima. Le preghiere dei fedeli, i brani suonati dalla banda musicale, le melodie natalizie della zampogna insieme ai tamburelli hanno inondato le strade del centro storico e accompagnato il corteo partito da Piazza San Giuseppe attraversando Corso Umberto, Piazza Garibaldi passando davanti la cattedrale per poi dirigersi verso via Palermo, Corso Vittorio Emanuele e via 20 Settembre. Prima del rientro in parrocchia è stato anche intonato un canto proprio in direzione della Chiesa della Provvidenza. Ci siamo tutti quanti commossi. Abbiamo voluto proprio sostare all'inizio della via della Provvidenza guardando sullo sfondo la facciata della chiesa che ha l'originale di questa copia del Pollaci, questa copia che abbiamo portato, e vogliamo proprio chiedere al Signore perché al più presto ci possano essere delle sovvenzioni, pare che ci siano, perché si proceda per i lavori di restauro particolarmente interni e ridare il suo giusto splendore, onore, per poter celebrare i sacramenti e onorare la Vergine Santissima nella sua casa.